La storia della resistenza biellese si avviò nei territori pedemontano e montano e coinvolse progressivamente il capoluogo e in misura meno intensa la fascia pianeggiante, assumendo sin dalle origini una marcata caratterizzazione operaia. Dopo la primissima fase successiva all'armistizio, in cui fu intenso l'impegno dei numerosi antifascisti delle valli biellesi nel fornire assistenza ai prigionieri alleati fuggiti dai campi di prigionia della pianura e ai militari sbandati, già nel mese di novembre del 1943 si costituirono in Valle Sessera, in Valle di Mosso e nelle valli del Cervo e dell'Elvo sei distaccamenti partigiani. Il Pisacane e il Matteotti in Valle Sessera, il Piave in Valle di Mosso, il Fratelli Bandiera e il Mameli in Valle Cervo, il Bixio in Valle Elvo. Il 15 gennaio 1944 i sei distaccamenti biellesi diedero vita alla seconda Brigata Garibaldi Biella, di cui fino a metà febbraio fece parte anche il distaccamento Gramsci Valsesia, che si trasformò nella sesta Brigata Garibaldi. Dopo alterne vicende, fra la tarda primavera e l'inizio dell'estate del 44, le formazioni partigiane biellesi si riorganizzarono, avviando la stagione che avrebbe portato ad un diverso e militarmente più adatto inquadramento, intorno alla quinta e dodicesima divisione Garibaldi, attive rispettivamente nel biellese centro-occidentale e orientale. Dall'agosto del 44 operò nel territorio della Serra la Brigata Giustizia e Libertà Cattaneo, in stretto legame con le missioni alleate Bamon e Cherokee. Tutte queste formazioni, coordinate dal comando zona biellese, nell'insurrezione finale, dopo che Biella fu libera già nelle ore pomeridiane del 24 aprile, si indirizzarono alla liberazione di Vercelli, avvenuta il 26 aprile 1945. Una delegazione del comando partigiano presenziò a Biella, il 2 maggio 1945, alla firma dell'atto di resa da parte del 75° Corpo d'Armata dell'esercito tedesco. Il 31 marzo 1980, alla città di Biella e al suo territorio è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare per la resistenza. Per le genti del Biellese, ribelli da sempre al selvaggio e all'ingiustizia, dalle gloriose tradizioni risorgimentali, prime nelle grandi lotte sociali, la resistenza fu spontanea riaffermazione d'attaccamento alla libertà e dagli insopprimibili diritti dell'uomo. Migliaia di ebrei e di ex militari italiani e alleati furono sottratti alla deportazione dalla popolazione generosa, fonte e supporto determinante delle formazioni armate. Eroica quotidiana lotta, nonostante feroci rastrellamenti e barbare rappresaglie. Sabotaggio della produzione per i nazisti. Fabbricazione di armi per le formazioni partigiane, incursione di sabotatori anche lontano dalle basi biellesi, massicce azioni di collegamento con le forze alleate, atti di autogoverno del Comitato di Liberazione Nazionale in tutta la zona, quali tassazione straordinaria, stipulazione ed applicazione contratto sindacale della montagna, in uno con il salvamento totale delle fabbriche e l'autoliberazione di Biella, prima tra le città del nord, completano il quadro operativo ed illustrano l'efficienza della resistenza biellese. 667 caduti, 313 invalidi e mutilati furono il prezzo della lotta per la libertà, conclusasi con la resa incondizionata in Biella del 75° Corpo d'Armata tedesco e dipendenti divisioni fasciste Monterosa e Littorio. Biella
settembre 1943, aprile 1945. Il biellese, bisettimanale della diocesi di Biella, il 15 maggio 1945, facendo la cronaca della giornata di commiato dei garibaldini del Comitato di Liberazione tenutasi a Biella la domenica precedente, scriveva: «Grande manifestazione in piazza Quintino Sella. Il corteo iniziò alle ore 9 partendo dalla rotonda. In testa i componenti del Comitato di Liberazione Nazionale, seguito da sindaco e vice sindaco, poi l'abaro del comune con il segretario generale. Venivano quindi le rappresentanze delle forze alleate, la missione britannica, e poi seguivano le schiere in numeri di partigiani con i loro vessilli e le SAP inframmezzate. Prestavano servizio le bande musicali cittadine Verdi e dell'Ospizio. Dopo aver sfilato per le vie della città tra due fittissime ali di popolo, che al passaggio dei capi più noti scoppiava in frenetici applausi e battimani, la massa dei garibaldini si portò in piazza Quintino Sella. Sull'apposito palco prendevano posto le autorità e le rappresentanze. La piazza presentava un magnifico colpo d'occhio. Si vedeva una testa sola e dalle vie che vi immettono, altra folla ancora più numerosa cercava di avvicinarsi. Tre squilli di attenti e un silenzio solenne. Poi cominciarono i saluti di commiato e di grata riconoscenza delle autorità ai volontari della libertà, con un pensiero speciale a quanti, per questi ideali di patria e libertà, hanno sacrificato la loro giovane esistenza. Sono i morti in numeri, dai primi di Piazza Don Bosco agli ultimi di Cavaglià. E parlano in questo senso il dottor Franco Guala, per il Comitato di Liberazione Nazionale, il sindaco Luisetti, cui segue un membro della missione britannica, il rappresentante delle forze alleate, un americano figlio di italiani, il commissario di guerra della zona biellese Anello Poma, Italo, il vice sindaco Domenico Bricarello, Walter, e altri ancora.